Buongiorno e benvenuti. Essendo ancora in periodo par condicio, non potremo parlare dei politici locali o dei candidati alle elezioni qua a Trieste, ma possiamo sempre parlare di politica in maniera più allargata con il nostro ex presidente Giuseppe Conte. Certamente, beh, vi ringrazio, grazie per l'ospitata. È Prego, sempre niente. importante ospitare Esatto. in questo momento i personaggi che possano dare la loro opinione, possano parlare in qualche modo con grande etica e Con etica. grandissima serietà, ma anche grande onestà. È importante essere onesti in questo Esatto, momento. importante. Quindi siamo pronti a rispondere a tutte le vostre Sì, domande che su infatti. qualsiasi cosa, non dovete avere problemi. No, ma infatti non. Perché bisogna stare dalla parte dei cittadini. Questo è il momento in cui la politica deve stare dalla parte dei cittadini. C'è Esatto, questo è. stato un corso nella politica e questo è il momento dalla parte dei cittadini. Ora, Ora, non non dopo, no, domani, no, non infatti. ieri, ora. Ecco, questo è un ottimo slogan per le prossime politiche, quando ci saranno, relativo. Ora, Ora. No, ora il nuovo slogan. Beh, bene, grazie di questa premessa che non lo conosco. slogan è non ieri, non domani, ora. Ah, Ora. benissimo, ok, mi scusi, ora che siamo caldi, volevo Siamo cominciare a caldi. fare le E domande, no? voi a casa siete caldi? Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli! E adesso go la camisa piena de Macete! Voi siete entrati in Parlamento come 5 Stelle, come forza d'urto di rottura, e invece adesso state diventando un po' una forza del sistema. Lei come interpreta questo cambiamento? Come dicevo, la politica è fatta a fasi, ci sono dei momenti storici precisi, bisognava entrare, bisogna entrare in Parlamento anche con la protesta, non si poteva entrare di fioretto, bisogna entrare proprio protestando, c'era bisogno di una protesta. Il nostro slogan Sì. qual era? Protestiamo oggi per abbracciare una poltrona domani. E questo l'abbiamo fatto e Bellissimo. nessuno può dire No, che non nessuno ci può. siamo riusciti, No, siamo no, più di anzi. 200. Anzi, se Siamo sempre le. giovani e siamo forti. Ma chi? Giovani. Boh, Noi 200. allora che abbiamo da fare uno spot per sabato, Capisci che non sei giusto? Cioè, mi stavo morendo del caldo, ti sono con la no? Ti maglietta, non ma non preoccuparti, abbiamo da fare uno spot insopportabile. per sabato per la Ah, diretta. il maker alle Macete del Maker 19. Fair, sì, alle 19. Sì. 19, dobbiamo spiegare tutta quella roba Beh, de se Nella. vai a spiegarsi, perché l'ASE è la fiera degli inventori, quindi Sì. potremmo anche mettere effettivamente, giocando anche Walter dagli inventori, che ha inventato la sua banca del seme, SOS Condotto, le Sì. robe, e Nella soprattutto, Se beh, vuoi potessimo Maker. dire, per esempio, essendo la fiera degli inventori, Nella che fa il grande esperimento di impanare l'aria. Ok, tutto bello, però un po' che troppa informazione per uno spot, che è una roba che ha da durare poco, abbiamo da dire sta roba qua. Mancava da un po' di tempo a Macete il nostro amato presidente Boris Johnson, che sta facendo molto discutere per queste sue idee, diciamo, innovative, ma che non si sa dove porterà. Quindi invitiamo qua con noi il presidente Boris Carissimi Johnson. amici, grande ottimismo in Inghilterra, finalmente, molto bella questa cosa qua, molto Certo, contenti, certo. tutti Tutti liberi, liberi, free tutti liberi. Poi che ho Inghilterra, detto free fino a Inghilterra. qualche giorno fa, ieri favorevoli all'utilizzo del Green Pass, e ieri d'improvviso avevo detto no, sa cosa, no. Adesso Come basta, tutti mai? liberi, perché abbiamo pensato che il nostro popolo ha bisogno di libertà, di stare Ah! libero, di vivere libero. Allora che abbiamo questa nuova campagna, che Sì. è Clean Your Ass with the Green Pass.
Clean your ass. Che tradotto vuol dire? Viva la libertà, basta con queste cose qua. Adesso tutti quanti liberi potranno andare in giro, fare quel che devono fare per la loro vita sociale, perché vita sociale è importante, altrimenti uno vive tutta una remenata di vita. Questa è la traduzione del clean your ass with green pass. Clean your ass with green pass. Anche una remenata di vita finale. Remenata di vita. Non go padronanza dell'inglese. Però è cambiato l'elettorato, cioè quelli che vi votavano prima non sono gli stessi che vi votano adesso. Prima c'era proprio una protesta, cavalcavate un po' l'onda di fastidio nei confronti delle istituzioni, e adesso? Adesso no, siamo entrati, non abbiamo più nessun fastidio. Scatolette di prima, tonno, disfiamo tutto, tiriamo giù tutto. Abbiamo parlato molto delle scatolette di tonno, certo. Ma nessuno ha detto se si parlava di scatolette di tonno al naturale o all'olio d'oliva. E che c'entra? Scatoletta di tonno all'olio d'oliva. A un certo punto tu, quando la apri, devi svuotare un po' d'olio d'oliva interno, perché magari ossidazione, come meglio non rischiare. Sì. Lasci che sia insaporita la carne del tonno, però attenzione. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo svuotato dalla protesta, perché la protesta a quel punto non serviva più. Quindi l'olio che abbiamo buttato giù dal cesso, anche con poco rispetto per l'ecologia, ma era il momento giusto per farlo. Sì. Quello è la parte del nostro popolo che protestava. Non aveva più senso di esistere, quindi di questa nuova idea di non utilizzare il Green Pass. Ottimismo, grande ottimismo. Quale potrà essere le conseguenze, secondo i suoi esperti, di questa libertà? Cosa allora, noi che abbiamo parlato con gli esperti, credo più importante sia l'umore della nostra popolazione. Giusto. Allora, cosa succederà? La popolazione deve riunirsi di nuovo con grande monarca, grande regina. E allora, oddio, cosa deve fare? Cosa deve fare la nostra popolazione, soprattutto quei malati, anche malati che spudono, scattare di male, robe eccetera eccetera eccetera, deve andare a abbracciare la regina, e dopo ottimismo farà guarire tutti quanti, tutti felici. Abbraccia forte forte la regina, Doug Basetti vicino vicino alla regina, e dopo tutti quanti felici. Benissimo, ed è rimasto il tonno con un po' di mal naturale. Poco, oramai un tonno naturale che si è adattato al sistema, quindi non c'è stato bisogno di aprire il Parlamento con una scatoletta. Siamo proprio noi il tonno. Ok, una metafora complessa, ma sicuramente gli amici da casa seguiranno questa metafora. Lei vuol dire che praticamente l'abolizione del Green Pass è fatta per ciò che i malati vadi ad abbracciare la regina? Esattamente, esattamente, per guarire, per guarire tutti quanti insieme. Per i miracoli che fa la regina. Per questo miracolo sociale di unione tra monarchia e popolazione. Certo, certo. Allora togliamo questa roba di Neil De Walter, sì, e mettiamo che sabato, se il Maker Faire, sabato e domenica, sì, sabato sera noi avevamo la diretta alle 19, sì, e che se è questa bellissima fiera delle invenzioni. Benissimo, solo che devi essere curto, cioè, ragazzi, comunque troppi troppi dettagli. Come si trova nelle vesti dei leader di 5 stelle? 5 che? Ah! 5 stelle, movimento 5 stelle, sì. Protestava che adesso c'è Conte, quindi diventano... Ah, no, beh, grazie, tutto a posto, cioè... Adesso il gruppo che dirige è un gruppo ristretto di persone, però insomma che proprio vigilano sulla democrazia del tutto. Siamo in pochi, vigiliamo sulla democrazia del tutto. Quindi siete rimasti collegati comunque ai valori di base, i valori del 5 Stelle. 5 come 5. Un attimo. Sì. Ma perché tante volte uno cerca le risposte? Tante volte basta googlare, allora... Googlare. Cosa diceva? Beh, una roba che dico, solo che mi gonotà, non sono esperto, ma gonotà, che la regina non so che abbraccia spesso il popolo. L'unica volta che l'ho vista abbracciare qualcuno, la stava abbracciando Elton John. Elton John. Elton John. Abbracciato Elton John. Sì, l'unica volta che l'ho vista. Cambiamo la nostra campagna di comunicazione. Abbracciamo tutti quanti Elton John. Sistema l'abbraccia tutti quanti Elton John, Dick Basetti, eccetera, eccetera. Che dopo Elton John abbraccia la regina. Cosa dice? Valori 5 stelle. Valori originali 5 stelle. 5 stelle come i 5 valori stelle fondamentali. Che nasceva su questo. Valori 5 stelle. Ecco, vediamo. Sta cercando su Google. Valori fondativi. Perché c'è stato un momento. Scusa, non ero presente. Non è che posso sapere tutto. Ma poi andare a cercare su Google. C'è cioè la base dei fondamenti del partito di cui è leader. Accorciamo.
sabato sera, sì, ore 19, Fiera Invenzioni. Non so se mi sta. Sintetizza, c'è una volta che sintetizza. Sabato 19, Fiera Invenzioni. Troppo. Boh, ci sono scritto un sacco di cose, non si capisce, solito politichese. Boh, relativi, da. Dopo, Elton John, abbraccia la regina, dopo. E così a catena, ci sono a catena di Elton John della regina. Della regina, sì. Molto bella questa cosa, sì, qua, certo. Così anche il regine capirà la bellezza. Nella campagna inglese positività. Abbraccia Elton John. Abbraccia Elton John che abbraccia la regina che ha abbracciato. Comunque, insomma, adesso il motivo per cui abbiamo mantenuto il nome non è legato ai valori 5 stelle, perché è proprio il numero dei nostri elettori, 5 che non sono neanche familiari, perché i familiari votano, hanno già capito, quindi okay, votano a 5 elettori ai quali però noi diamo veramente spazio, perché c'è molta democrazia. 5 elettori possono dire quello che vogliono, sì, e voi li ascoltate. No, troppo, non sono moderno, i social funzionano veloci. Sabato 19 fiera. Sabato è comunque un po' troppo lungo. Ma scusi, è Rousseau, la piattaforma Rousseau, quella pronta per accogliere la nuova democrazia? Dai. Ok, non c'è più. Ma insomma, Rousseau, vede? Sì, è già il passato remoto, sì. Rousseau, è una cosa del passato. Però se è complicato, anche insomma, non sai che Elton John gira, la gente lo abbraccia. Se Elton John, se mai abbraccerà qualche suo amico, qualche suo collega, Robin Williams. Robin Williams, forse lui va in giro di più, abbraccia la gente. Elton John. Allora, andate tutti quanti a abbracciare Robin Williams, che dopo abbraccia Elton John, che dopo abbraccia la regina, sì, che alla fiera mio padre comprò. Abbiamo parlato dei 5 Stelle del passato, del presente, ma il futuro del Movimento 5 Stelle? Io sono qui proprio per dare una nuova spinta propulsiva a questo Movimento 5 Stelle, che così si chiama, Movimento 5 Stelle, che ha bisogno di ossigenare di nuovo la sua immagine, diciamo. In qualche modo? Beh, noi stiamo pensando al futuro, il futuro è importante, noi stiamo preparando questo è un piccolo punto, un punto importante, la neutralità climatica nel 2050. Beh, importantissimo questo. 2050 neutralità climatica. Cosa si intende precisamente? 2050 noi e l'ambiente, 0 a 0. 0 a 0, 0 ambiente, 0 a noi. A noi che avevamo comunque dito questa cosa, no? È un po' improbabile che, diciamo, che all'interno di un... Scusami un attimo. Che si fa? Scusami, perché avevo, purtroppo in questo periodo go è spettinatore personale in ferie. Allora devo far spettinare da solo. Ah, cioè lei paga una figura un spettinatore solo per... personale. Spettinatore mi chiedevo personale. Come mai in tutte le foto, in tutte le conferenze stampa sei in queste condizioni. Boh. Neutralità climatica 2050. Nel senso che tra noi e l'ambiente 2050 0 a 0. Come faremo a raggiungere questi obiettivi? Nel 2050, anche seguendo la linea di questa grande spinta, questo grande esempio della Cina, arriveremo al 2050 con l'ambiente zero, non esisterà più. Non esisterà l'ambiente. No, ma neanche noi, ma non in quanto Movimento 5 Stelle, proprio in quanto umanità. 0 a 0. Bellissimo obiettivo. E da lì si riparte. Cioè, accorcia. Batto. To. To. C'è to, se l'essenza, bon. Ok? Sì. Vado? Rec. To. Ti vedi? Cioè, se perdi in dettagli inutili, non se perdi a dire robe, to. Non serviva. To è un che ha capito tutto. Per il problema che come parla prima, che c'è un dramma in corso nel suo entourage. Il mio parrucchiere spettina d'oro, che purtroppo non lo troviamo di giorni. Così andiamo in ferie, però mi serviva per lavoro e non lo troviamo di giorni. Se per favore ti puoi mettere una foto di segnalettica, certo. Così troviamo il mio parrucchiere che non lo trovo di giorni. Allora, giorni. Stiamo cercando spasmodicamente lo spettinatore di Boris Johnson. Mandiamo l'immagine. Bravo. Ecco, se qualcuno ha notizie, che lo trova per piacere, che ne contatti. Minimale. Grazie di questi servizi sociali. Prego, questi importanti servizi sociali. Sì, sì, importante, sì, importante. Quando una roba è importante, noi non sentiremo in drio. Così si ricrea un mondo migliore. Magari in nostro assenso, magari rimango io. E lo faccio e basta. Voi.
Quindi nel 2050 ci sarà solamente Giuseppe Conte, senza l'ambiente, senza con niente umano. Con un entourage, perché c'è un gruppo di persone che dovranno, e i fedelissimi dovranno rimanere con noi. Certo, certo. Il ministro Patuanelli, sì, che noi oramai tutti, Movimento 5 Stelle in intimità, chiamiamo Nelly semplicemente. Nelly rimarrà con noi. Nelly ci sarà, questa è una Nelly. Buona notizia per tutti i triestini, che Nelly è importante. Sarà con voi. Noi ci confidiamo spesso, la sera quando ritorniamo dai lavori, ci confidiamo. Nelly si siede qui sulla mia coscia e mi confida tutte le sue paure, tutti i suoi problemi e tutte le sue perplessità del momento. La mettiamo sottoterra, che la sta là. In un bunker. Finché non passa, sottoterra, sottoterra. Sottoterra, in una sottoterra, scatola, sottoterra, sottoterra, sottoterra la mettiamo, okay. Che non si abusi per passare aria, che l'aria dopo se bastarda, dopo passa, finisce che passa dentro anche Covid. Allora sottoterra senza abusi, senza abusi, senza abusi, così tanto insomma sicurezza, per sicurezza, sicurezza, per sicurezza, perché regina. La sicurezza della regina è la roba prima più roba. Importante prima più roba importante. 10 cosci Valeriano, 20 o 30 e ciao anche e la mando a dormire, la mando a dormire, così sta tranquilla, si rilassa per essere pronto il giorno dopo per una sfida diversa, nuova, importante. Dicevo che mi par comunque anche un poco, allora, abbraccia Gigi, che abbraccia Precedete. Mario, che abbraccia Robbie Williams, che abbraccia Elton John, che abbraccia la regina. Perché dopo ma... tutti quanti, dopo in positività di regina, tutti guaristi. Sì, ma non tutti diventa un po', come chiedo, metti che Gigi, Robbie Williams, Elton John, se positivi, dopo magari che passa il Covid alla regina e questa sei in pericolo. Non bisogna proteggere la regina, dobbiamo fare qualcosa per proteggere una delle figure più importanti dell'Inghilterra. Questa è una bella domanda che non ne abbiamo pensato con il nostro entourage. Non avevi pensato. Non avevamo pensato come entourage. Allora, i proposti, dimmi se ti piace. Sì. Green Pass, tutti liberi di fare tutto qualche volta, però regina, che se è pericolo, che rischia regina, la mettiamo sottoterra in modo che è sicuro che non arriva. Ricordiamo le parole basi di questo cambiamento. Questo è stato nel passato e cosa c'è nel futuro. Abbiamo cominciato con appoggia una protesta popolare cattiva oggi per abbracciare una poltrona domani. E ci siamo le promesse si sono mantenute. Mantenute. Che non si venga a che dire. Non si dica. Che non si dica. 2050, 0-0. Quindi niente abbracciare Elton John. Niente abbracciare Elton John. Sottoterra. Sottoterra, regina. Subito, sottoterra. Per sicurezza di regina. Che giusto. Viva l'Inghilterra, viva la regina d'Inghilterra. Solo noi, e la vece la gavemo solo noi. Sì. E ricordiamoci ancora come che sarà la nostra campagna, che si chiama Clean Your Rest with Green Pass. Bellissimo. Grazie. Grazie, grazie molto Presidente bello, di queste bellissime bello. E meravigliose informazioni. Le spettine d'orzo di sì, perché sennò mi pareva senza anche un po' di mancava va qualcosa. Bene. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di rosini. Un poco sta mettendo in crisi alcuni sistemi nazionali. Come se dici, come se dici ass, giusto? Sì, S, tipo S. Green sì. Pass, non viene S, te se netti l'es. Col Green Pass, come se può essere te se netti l'es? Cioè, se netti il culo col Green Pass. Te se netti il culo col Green Pass, nostra nuova campagna che sei. With Green Pass. swipe... Clean your ass with Green Pass. Clean your ass with Green Pass. Che vuol dire? Non siamo favorevoli all'introduzione dell'obbligo del Green Pass. C'era proprio una protesta cavalcavata un po' l'onda di fastidio nei confronti delle istituzioni. E adesso? Adesso no. Siamo entrati. A un certo punto, tu quando apri, devi svuotare un po' l'olio d'oliva. Quindi l'olio che abbiamo buttato giù dal cesso. Come si trova nelle vesti dei leader di 5 stelle? 5 che? Ah! A posto? A posto. Grazie, sì. Un attimo. Sì. Ma perché tante volte uno cerca le risposte? E tante volte basta googlare. T-
Tante volte basta googlare, allora. Googlare. Ripeta. 00, zero ambiente, zero a noi. Nel senso che l'ambiente vale zero. No, non esisterà più. Che noi non esisteremo. Noi neanche, quindi 00.